Pronto, Matt? Vuoi venire con me a prendere la borsa? Sì, arrivo. Prego, madame. Grazie mille, sir. Ehi, Em. Sì? Penso che dovremmo riavviare il weekend da ora. Tabula rasa. Eh? Niente litigate, niente Mike, niente Jess, solo io e te. Che ci divertiamo in mezzo alla natura. Ah, intendi dire al naturale? Proprio così. Mi piace l'idea. Ehi, stupido, vieni di qua. Vuoi portarmi in un posto appartato? Perché non vieni a scoprirlo? Matt. Sì? Grazie per avermi aiutata a trovare la borsa. So che a volte sono davvero pesante. Nessun problema, piccola. Però ricordati che non sono soltanto una splendida e robusta macchina portabagagli. Vuoi provarlo? Sempre. Sempre. Aspetta, che intendi dire? Tipo, sempre pronto. Cioè, una cosa sexy. Che bello essere qui stasera. Wow. Già. Ed è bello essere qui con te, Mister Muscolo. Ah, non sono tutto muscoli. Ho anche un po' di cervello. Il tuo cervello basta a trovarmi attraente. Passiamo ai muscoli. L'hai mai fatto fuori? Fuori da cosa? Dalla mia auto. La tua auto è grande. Qui non è abbastanza grande? Sai una cosa? Cerchiamo un punto migliore. Questo punto comincia per G? Ci sono un sacco di posti qui attorno. Ho già sistemato questo per noi. Da gentiluomo. Dai, guardiamoci attorno. Cosa c'è di così importante nella borsa? Sono le mie mutandine. Quelle di pizzo? Beh, a cosa ci servono? Non vuoi vedermi mentre le indosso? Tanto te le strapperò di dosso. Forse voglio che tu le veda. La cosa mi metterà di buon umore. Andiamo a prenderle.
che bella bocca questa affare. Infilaci la mano. No, non ci... Dai, falla entrare lì. Emily! Emily! Ci sei cascato! Cazzo, sei proprio stupida! Oh, andiamo! Cos'è stato? Oh, non lo so. Forse è un animale. Non mi piace. Ecco qui, madame. Grazie. Ah, davvero notevole. Qualcuno ha fatto un pupazzo? Quello non c'era prima. È un messaggio. Wow. Sarà stato Chris o Josh. Ci prendono in giro. Non è divertente, ragazzi. Non mi piace. Neanche a me. Oh! Matt! Cosa cazzo succede? Ma che diavolo è stato? Sai, non me ne frega più niente delle mie mutande. Voglio solo andarmene da qui. Concordo. Vorrei capire i tuoi sentimenti verso la gente che teme l'isolamento, la solitudine. Condividi questa paura? Davvero? Perché non si direbbe dal modo in cui stai giocando la tua partita, lo sai? Andiamo più a fondo sui tuoi sentimenti nei confronti degli altri. A che cosa tieni e cosa rispetti di te e degli altri? Che cosa secondo te è più importante in una persona, lealtà o onestà? Ok, quindi diresti la verità, anche se fosse spiacevole per un tuo amico. E cosa pensi di onestà e carità? La carità è sopravvalutata, immagino. Meglio essere veri con se stessi che aiutare gli altri? Ah, ancora una volta temo che il tempo sia finito. Ne riparleremo presto. Era solo uno scherzo, Anna. Oggi è il primo anniversario dell'orribile tragedia di Anna e Beth Washington, le gemelle misteriosamente scomparse. Io so che Anna e Beth sarebbero proprio felici di vederci ancora insieme, di sapere che le pensiamo. Oh, ehi! Qualcuno sta diventando amichevole. Boom! Effetto farfalla. Scusa, hai detto qualcosa? No, forse il tuo troieggio era troppo... Basta! Mike, perché non vai a vedere il capanno, quello di cui ti ho parlato? Sì,
Sì, ok. Hai sentito? Ma che cavolo hai addosso? Ecco il nostro biglietto per il regno degli spiriti. Ma occhio a Josh, è un cospiratore. Se le cose stanno così... Jess? Ah! Jess! Allora, qui dice... Per comunicare con il mondo dello spirito, liberate la mente da ogni preconcetto, allentate ogni inibizione e abbandonatevi interamente alla volontà altrui, sublimando ogni desiderio al maestro dello spirito, che sarei. Questo non lo dice. E tutti i presenti si spoglieranno a mia sola discrezione. Chris, dai, è una cosa seria. Io sono serissimo. Oh, basta. Proviamoci. Sì, dai. Ok, bene. Vediamo che succede. Ashley, dato che ti sei convertita da poco, perché non fai tu da meglio? Ok, c'è qualcuno? Ehi, rispondete al telefono, spiriti, rispondete. Abracadabra. Se senti la mia voce, dacci un segno. Sì, un segno di pace o ragazzi, di vittoria. Sentite, se non volete farlo sul serio. Ok, ok. C'è qualcuno lì? Ovunque sia lì. Aspetta un attimo. Sei stata tu? Io non ho fatto nulla. Si muove ancora? H? Che sta scrivendo? Aspetta. Com'è possibile? La muovi tu? Giuro che si sposta da sola. Oh, cazzo. Aiuto? Ma che aiuto possiamo dare? Non lo so, che significa? Dobbiamo sapere chi parla se vogliamo aiutarlo. Come ti possiamo aiutare? Si muove di nuovo? Cosa dice? Doppia R. Si muove veloce. N. Cazzo. Oh mio Dio, attenti. Credo che dobbiamo scoprire chi sta cercando di comunicare con noi. Non possiamo aiutarti se non sappiamo chi sei. Puoi dirci il tuo nome? Oh, ecco che va. Ok, S. I. S. T. E. R. Sorella. Sorella? Sorella di chi? Dai, ma scherziamo! Taci! Chiedi la sorella di chi? Josh! Deve essere... Sì, ok, bene. Chiedi quale sorella, allora. Ashley, chiedi chi è. Con... chi stiamo parlando? Beth? Sei tu? Oddio! Qui siamo alla follia. Josh? Stai... Sto bene. Sicuro? Possiamo fermarci? No. Senti, se vuoi... Voglio sentire cosa dice. Non so da dove cominciare. Pensaci, se questa è davvero Beth, potremmo scoprire cosa è successo quella notte. Oh, ok. Fatemi pensare. Beth. Oh, Beth, vogliamo scusarci per quello che è successo l'anno scorso con Anna e... Se ci senti, per favore, sappi che siamo davvero, davvero dispiaciuti. Tu e Anna. Ci scusiamo, Beth, con entrambe. H. A. N. N. Sta dicendo Anna. Aspetta, continua. K. E. L. L, oh mio Dio. Uccisa. Ragazzi, ma che cosa sta dicendo? Non posso continuare. Dobbiamo farlo. Devi stare calma. Credo stia dicendo che qualcuno ha ucciso Anna. Non lo so. Io, ecco, chiedi qualcos'altro. Va bene. Ok. Chi ha ucciso Anna? Chi è stato? L? I? B? Biblioteca, forse c'è qualche indizio là. R? O? O? Prova, c'è una prova. In biblioteca. Porca troia! Chris! Sapete una cosa? No, è ridicolo.
Non è vero. Josh, non so cosa stia succedendo. Ascoltate, io non so... Non so se questo scherzo ridicolo riuscirà ad aiutarmi a superare il lutto o se servirà a chissà cosa, ma non mi piace. Josh, no! Hai voluto usare tu la tavola spiritica! Ehi, calmati, non è colpa di... Non ho bisogno di questo schifo, ok? Ora basta! Dobbiamo seguirlo. No, starà bene. Diamogli un po' di tempo. Non è colpa sua! È stato folle! Il puntatore è volato via dalla tavola! Se facevi finta, hai fatto proprio un ottimo lavoro. Ma no, che non facevo finta! Dovremmo fare come ha detto. Andare a guardare in biblioteca. Jess? No! Jess! Porca troia! Jess, dove sei finita? Non è divertente. Jess? Ehi, sei lì? Ah! Wow! Cazzo! Stavo per farmela sotto. Ma che cazzo sta succedendo qui? Jessica! E dai! Davvero, prometto che non ti uccido quando... Ah! Oh! Oh mio Dio! No! Che ridere! No! Aspetta, devi vedere, devi... Io non guardo guarda, niente! No! Mike! No! Hai registrato tutto! Guarda che faccia! Ero spaventato, Jess! Non puoi fare una cosa del genere! Nel bel mezzo della foresta, poi, cazzo! Scusami, ti ho spaventato! Se lo fai vedere a qualcuno, io... Tu cosa? Io ti uccido. Non sapevo che urlassi come una vera ragazzina, Michael. Non conosci veramente qualcuno se non lo vedi prima spaventarsi a morte. A quanto mi risulta sono ancora vivo. Oh, davvero? Già, dovrai fare di meglio. Ehi, mi stai sfidando? Beh, spero proprio che tu sia pronto, perché molto presto dovrai affrontare tutto il mio diabolico ingegno. Sono pieno di sorprese. Che diavolo è? Era qualcuno che gridava. No, sarà stato soltanto uno scoiattolo. Postaccio. Che? Hai sentito? No. Ehi là? C'è qualcuno? Ci restavamo secchi. Affascinante. È proprio come avevi detto tu, Michael. Cosa? Il capanno. No. Già.
mio, Jess! Non ridere di me adesso! La vendetta è mia! Oh, no. Così non vale! Prendila sportivamente, mia signora! Io ti ho spaventato! Non ti ho inzuppato! Ehi, farò tutto ciò che posso per riscaldarti. Beh, voglio proprio vedere. Non sottovalutare le mie capacità. Terribile. Cazzo, non ce la farà mai. Ok, amico. Ehi. Ora porrò fine alle tue sofferenze, ok? No, no. Ok, ok. Cazzo, come faccio a... Non posso guardare. Ok, ok. Ok. Mike, cosa hai fatto? Ma che cazzo? Dio! Via! Via! Oh mio Dio, ma che cos'era? Non lo so! C'è un ponte! Qui! Vieni qui, Mike! Vieni qui! Deve essere un orso! Guarda! Andiamo sul sentiero, ci siamo quasi! Forza, dobbiamo andare! Lo so! Mike, prendi la chiave! Tutto sotto controllo. Tranquilla. Stronzate. No, al 100%. 110. Accidenti, mi sembra di aver corso una maratona. Qualcosa di simile. Era un orso? Sì, per forza. Sono molto veloci. Cioè, io non l'ho visto. Ehi, quella cosa non entrerà qui dentro, promesso. Come fai a dirlo? Perché so che gli orsi non possono aprire le porte dei capanni. Li ho visti aprire delle portiere. Cosa? Dove? Su internet. Davvero? Beh, qui non siamo su internet, Jess. Questa è la realtà. E ti assicuro che nessun orso o chissà cos'altro aprirà questa porta. Forse hai ragione. Ok. Allora mi sento quasi tranquilla. Quasi. Tipico. Non era certo questo lo chalet che mi aspettavo, Mike. Già, c'è qualche spiffero, vero? Beh, se non altro c'è il camino. Non ci serve il fuoco per scaldare l'atmosfera. Michael, io sono una signora e una signora ha bisogno di un certo romanticismo. Ok. Una signora vorrebbe stare abbracciata al suo uomo davanti a un bel fuoco, immersa in un'atmosfera come si deve. Vedrai come arriva il caldo se iniziamo a strofinarci un po'. Mai? Sì. Fuoco e lucida atmosfera. Sì, mia signora.
Ah, questa andrà bene per l'atmosfera. Bene, i ceppi sono pronti. Manca un cerino. Sembra che anche altri abbiano avuto problemi con i simpatici orsetti. Questo non mi fa sentire meglio. Jess, guarda qui. Un accendino? No, molto meglio. E adesso? Oh mio Dio, perché le armi ci fanno diventare dei totali idioti? Niente. Non capirà mai quello che c'è fra noi. Oh, merda. Cazzo, Mike! Eh? Oh, cazzo! Cosa? Dove diavolo è? Cosa? Che succede? Sparito! È sparito, ok? Jess, calmati. Cosa è sparito? Il mio telefono, Sherlock. Non lo trovi? Merda, no! Devo averlo perso fuori. Ah, cazzo. Non posso perderlo. I miei mi ammazzeranno. Vuoi comprarne un altro? Sarebbe il quarto quest'anno. Ok, ok. Beh, ti aiuterò a cercarlo. Deve essere fuori. Già, io... non credo sia il caso di uscire ora con l'orso. O quello che è. Ok. Vorrei solo che tu non mi avessi inzuppata completamente cercando di spaventarmi. Che mossa del cazzo. Mi dispiace, Jess. Forse è caduto in acqua e non funziona neanche più, per cui fanculo. Senti, mi farò perdonare, te lo prometto. Guarda, guarda. Guarda cosa ho trovato. Potevi pure trovarli prima se volevi un applauso. Bene. Questo illuminerà un po' la serata. Ah! Hey, stai bene? Cosa stai facendo? Sono le luci. So che sono le luci, scemo. Le hai rotte. Potrebbe essere un cortocircuito. In testa hai un cortocircuito. Oh, sì, fico. Ne avevano di immaginazione. Wow, non sono sicuro di essere abbastanza pronto per questi livelli. Cazzo! Cosa doveva esserci, Mike? Andiamo. Uomo 1. Fuoco zero. Molto bene, bravo.
Bene, mia signora. E ora che succede? Sai, ci servirebbe proprio qualcosa da bere. Se solo l'avessi saputo prima. Non so, che non me la sento ancora. Mi sto comportando male? No, voglio dire, pensavo che fossi fatto in un modo e invece sei diverso. Non so se mi spiego, non è colpa tua. Jess, tu mi piaci molto. Chiunque tu pensi che io sia, dammi un'occasione e io ti darò ciò che vuoi. Mi piace questa tua sicurezza. Mike, le persiane. Cosa hanno? Chiudile, per favore. Ma non c'è nessuno fuori. È come se qualcuno ci osservasse. Non mi piace. Jess, dai, va tutto bene. Davvero, non mi piace. Ok, chiudiamole. Persiane chiuse. Allora, dove eravamo rimasti? Mi spiace, sono un po' spaventata. Non è facile per me mantenere questa facciata. Cosa? Mantenere cosa? Senti, so che sembro sicura di me e sexy e tutto il resto, ma in realtà, se devo essere onesta, io sono piuttosto insicura. Tu mi prendi in giro. Eh? Non hai alcun motivo di essere insicura. Oh! Ma cosa ne sai tu? Lo so e come. Sei come me e come tutti. Siamo insicuri. Ma tu sei capace di gestirti. Chiama la facciata, ma so che è vera. Sì. Forse hai ragione. Già. E sei davvero una bomba. Davvero? Certo che sì. Vieni qui. Forse so come gestire anche te. Sono pronto a essere gestito. È il tuo telefono! Cosa? Il mio telefono? Non lo so, ha sfondato la finestra. Oh, cazzo, porca puttana! Forse quei brutti idioti ci hanno seguito per prenderci per il culo proprio quando iniziavamo a divertirci. Stronzi, parlo con voi.
Tanto lo so che ci siete. Cosa cazzo credete di fare? Volete proprio romperci le palle? Beh, sapete cosa? Non potete rovinarci la giornata, perché adesso io e Mike scoperemo. Esatto, noi faremo sesso e sarà fantastico. Per cui godetevelo, perché di sicuro noi lo faremo. Ma insomma... Davvero che le ragazze comunicassero con noi? Non lo so. E non so se sperare che fosse vero oppure no. Noi dovremmo scoprirlo. Josh pareva spaventato durante la seduta. Sì, sembrava in grado di controllarsi, ma... Non dovevamo menzionare le sue sorelle. Ma è per loro che siamo tornati qui. Sì, ma non per una seduta spiritica. Forse abbiamo esagerato. Oh, cazzo. Bene. Credo di sì. Guarda. Cosa? C'era qualcosa dietro i libri. Che cos'è? Un pulsante? Che ci fa un pulsante qui? Ottima domanda. Lo premo? I pulsanti servono a questo in fondo. Wow, stanza segreta. Da non credere. Per caso siamo finiti in un film? Nel caso speriamo sia uno di quelli romantici. Tipico degli Washington avere passaggi segreti in casa. Magari nemmeno lo sapevano, il posto è molto vecchio. Allora, diamo un'occhiata? Dopo di te. No, vai tu. Ehi, grazie. Ash, non voglio spaventarti, ma guarda qua. Cosa? Chris, cos'è quella? Credo sia quello che la tavola spiritica voleva che trovassimo. L'indizio? Sì, è una lettera. Fammi vedere. È una minaccia. Chris, è gravissimo. Dobbiamo trovare Josh. E subito. Secondo te qualcuno ce l'aveva davvero con Anna e Beth? Se sì, sarebbe davvero un bel casino. Beh, ho ripensato a una cosa che ho visto prima con Sam. Cioè? C'era una specie di manifesto del ricercato, come nel Far West, sai? E? E... Sam era convinta che ci fosse qualcuno che la seguiva. Quindi mi stai dicendo che c'è un criminale qui in montagna con noi? C'era un messaggio sulla segreteria telefonica. L'ho ascoltato, era di questo sergente e parlava di questo tizio appena uscito di prigione, dicendo di non poter... Cosa vuoi dire? Lo diceva come un avviso. Beh, c'era quel tizio di cui... Aspetta, quale tizio? Il tizio che ha minacciato gli Washington. Ha detto di volersi vendicare bruciando tutto quanto.
e ho trovato la lettera dello psicopatico. Chris, se questo è il tuo tentativo di farmi sentire meglio, non funziona. Hai sentito? Quello era Josh! Mi vado alla cucina. Josh! Josh! Arriviamo, Ashley! Ashley! Cosa succede? Fammi entrare! Ashley! Io... ti... Ash? Ash? Adesso ti mostrerò alcune foto di persone con cui hai fatto conoscenza, che ti piacciono. Ma forse non ti piacciono così tanto come credi. Beh, è un esercizio di onestà. Dimmi chi fra le due persone che ti mostrerò ti piace di più. Fai con calma, le risposte sono importanti. Gioco che stai facendo con diligenza, chi non ti piace? Jess è carina e forse un po' stupida, ma ora non mi preoccuperei di lei visto che è fuori dai giochi. Concentrati sugli altri. Beh, il tempo è finito. Ne riparleremo presto.